Cari figlioli, date una carezza ai nuovi fan. Momento in Washington, dopo un lungo... Attenti, di terra, di Aldemoro, le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello che... Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Il merito anche di re e soprattutto del popolo. Non ho mai usato il termine suicidio, né lo userò mai. La verità è che Jones ci stava uccidendo. Aiutate voi stessi o non avrete alcun aiuto. C'è un'unica speranza di gloria ed è dentro di voi. Nessuno arriverà dal cielo, non c'è nessun paradiso lassù. Dovremo crearlo qua giù. Fummo massacrati. Bestialmente massacrati. Non c'era nulla di dignitoso in questo. Non aveva nulla a che fare con un suicidio rivoluzionario o con una decisa presa di posizione. Fu solo un insensato spreco di vite. Rinunciamo alla vita. Siamo stanchi. Noi non ci siamo suicidati. Abbiamo compiuto un atto rivoluzionario per protestare contro un mondo disumano. Quando ero nella Guyana e vedevo sorgere il sole, credevo ci fosse un paradiso in terra. Adesso non ci credo più. Chi deciderà chi deve morire e quando? Il 18 novembre del 1978 a Johnstown, nella giungla equatoriale della Guyana, si consuma un suicidio di massa senza precedenti. 900 vittime, per lo più donne e bambini, stroncati dal fanatismo del predicatore americano Jim Jones, il leader della setta del Tempio del Popolo. A raccontare questa incredibile vicenda sono proprio i pochi adepti sopravvissuti a quella tragedia, ma anche i filmati realizzati da una troupe americana della NBC che era a Johnstown poche ore prima che iniziasse il massacro. Ma com'è stato possibile che tutto questo accadesse? E chi era davvero Jim Jones? La sua storia comincia a Lynn, una piccola cittadina di provincia dell'Indiana. C'è una cittadina nell'Indiana. Quando ci penso, provo una grandissima pena. Da piccolo ero senza dubbio uno dei poveri della mia comunità. L'essere così povero ha fatto sì che io non venissi mai accettato. Sentendomi un emarginato, sviluppai quasi subito una sensibilità per i problemi dei neri. Quando portai a casa l'unico ragazzo nero della città, mio padre disse: «Qui non ce la voglio». Al che gli risposi: «Allora non entro neppure io». Da quel momento non vidi più mio padre per molti anni. A Lynn, Jim Jones cercava di farsi degli amici, solo che in una cittadina così piccola non ci riusciva. Ma all'interno della chiesa pentecostale ebbe occasione di fare amicizia. Jim Jones trovò nella chiesa un surrogato della casa. Vide i predicatori che erano come figure paterne per le loro congregazioni e capì il potere che quel ruolo poteva esercitare sulla vita dei fedeli. Jim Jones iniziò a seguire una specie di tour di un predicatore. Voleva imparare tutti i trucchi, tutti i segreti.
Quando anche lui iniziò a fare il predicatore, fu subito chiaro che era molto bravo a fare proseliti. Jim Jones fa proseliti, si ispira ai grandi predicatori neri e per attirare le masse di emarginati si rifà ai principi di uguaglianza sociale e razziale di Malcolm X e di Martin Luther King. Le prediche a ritmo di gospel di questo santone bianco nell'America conservatrice di Nixon appaiono subito come prediche rivoluzionarie. Padre Santo, nel nome del Figlio Divino, nel nome della presenza vivificante. Non importava di che colore fossi, chiunque era il benvenuto in quella chiesa. E lui lo diceva a chiare lettere dal pulpito. Qualcuno disapprovava Jimmy. Ci fu chi si alzò ed espresse il suo disaccordo. In particolare le critiche riguardavano l'integrazione razziale durante le funzioni. Per questo una sera chiedemmo ad alcune persone di lasciare la chiesa. I was the first Negro child. Sono stato il primo bambino nero adottato da una famiglia bianca nello stato dell'Indiana. In realtà, Jim e Marcelin andarono all'orfanotrofio per adottare un bambino bianco. Ma a quanto pare io piangevo così forte da attirare l'attenzione di Marcelin, che mi si avvicinò. E appena mi prese in braccio, smisi di piangere. La mia era la famiglia arcobaleno. C'era un afroamericano, due asiatici americani e un figlio naturale. Jim stava aprendo una nuova strada nei rapporti interrazziali, per di più in anni in cui c'erano ancora forti resistenze rispetto all'integrazione. Specie tra i bianchi, Jim Jones era odiato e disprezzato da moltissime persone. Un odio, un disprezzo che portano Jim Jones a distaccarsi gradualmente dalla chiesa pentecostale. Gli attacchi personali, le accuse di essere troppo vicino alla comunità nera lo costringono a prendere una decisione definitiva. Jim adesso vuole creare la sua comunità e la sua chiesa. Decide di trasferirsi lontano da Indianapolis e trovare una nuova terra promessa in California. Il trasferimento in California fu davvero comico. Eravamo una quindicina di macchine che attraversavano gli Stati Uniti dirette verso un luogo che nessuno di noi conosceva. Non avevamo idea di che cosa avremmo trovato. Andavamo semplicemente in California, il nostro nuovo mondo. Quando vidi la Redwood Valley, non credevo ai miei occhi. Sembrava un paradiso. Era una campagna magnifica, piena di verde e di vigneti dappertutto. E me ne innamorai subito. Mi dissi, vivere qui deve essere perfetto. Da 141 persone che eravamo, adesso siamo diventati una fiorente congregazione. Abbiamo gente di quasi tutte le estrazioni sociali, di tutti i ceti sociali, dai professionisti fino ai braccianti agricoli. È bellissimo constatare che sono scomparse tutte le divisioni, non solo di razza, ma anche economiche. Il nucleo del messaggio di Jim era tratto dalla Bibbia, là dove Gesù, agli inizi della sua predicazione, esorta la gente a vendere tutto e a possedere tutto in comune. Gesù Cristo ha enunciato gli insegnamenti più rivoluzionari. Ci ha detto di sfamare gli affamati, di vestire gli ignudi, di ospitare i forestieri, di assistere i bisognosi e i sofferenti. Secondo noi però nessuno ha mai cercato di realizzare il cristianesimo nella tradizione giudaico-cristiana. Gli adepti aumentarono considerevolmente quando Jones acquistò numerosi pullman di linea, li riadattò e ogni estate cominciò a fare i suoi tour per tutta l'America. Non avete nulla da perdere. Chi altri vi guarderà in faccia e vi dirà: vieni e ti darò un lavoro, vieni e ti darò una casa, vieni e ti darò un letto, ma una misera pensione? No, dimentica la pensione. Chi altri vi dirà così? Chi vi dirà: domani salirei su quel pullman? Sentii Jim Jones parlare di uguaglianza razziale, di com'era bello vivere in California, nella Redwood Valley, delle opere buone che stavano realizzando.
Volevo farne parte anch'io, ma non sapevo come accedervi. E all'improvviso arrivò la risposta. Qualcuno salirà sul treno della libertà a Filadelfia! Jones rimase lì per 3 sere. La terza sera salì su quel pullman e venne in California. Quando entrai a far parte del Tempio del Popolo nella primavera del 1966, c'erano esattamente 81 adepti. 5 anni dopo, una famiglia allargata di 80 persone era diventata un'organizzazione di migliaia di persone. Migliaia di adepti e una comunità basata sulla fratellanza, ma anche sugli aiuti economici che riceve dai nuovi membri che per seguirlo devono rinunciare a tutti i loro beni materiali. Il carisma di Jim Jones cresce insieme con il suo potere economico e politico. Per i suoi detrattori Jones è solo un truffatore, ma per i suoi il reverendo è ancora il salvatore, un profeta capace di fare miracoli. Edi. Le dita della tua mano destra sono contratte? Stendile se ti danno problemi. È passato il dolore? Sì, è passato. È andato via. C'era una pensionata che avevamo soprannominato Potere. Jim la faceva entrare nel mezzo delle sue riunioni e lei diceva: quest'uomo ha potere! Quest'uomo ha potere! E tutto l'uditorio impazziva. Togliti gli occhiali. La nostra fede ci dice di usare. Ora, guardami in faccia. Io ti amo, la gente ti ama, ma la cosa più importante è che Cristo ti ama. Cosa vedi? Un dito. Sì. Una delle guarigioni più incredibili cui assistetti fu quella di una vecchietta sulla sedia a rotelle. Jim le disse: cara, oggi è il tuo giorno, oggi tu verrai guarita. Disse: noi guariremo le tue gambe, potrai camminare di nuovo. E tutto l'uditorio andò in delirio. Vieni avanti, mia cara. Alzati, fa quel passo. Da brava, fa quel passo. E lei fece un passo lentissimo e tremante. Disse: riesco a sentirla. E lui: sì, lo so che riesci a sentirla. Ora fallo con l'altra gamba. E così fece un altro passo lentissimo e tremolante. E lui: ora voglio che tu venga verso di me. Vieni avanti. Vieni avanti. Vieni avanti, cara. Puoi farcela. Continuò a fare altri passi. E poco dopo cominciò a camminare e a percorrere uno dei corridoi. Non solo, cominciò a correre. A quel punto tutta la congregazione iniziò a correre lungo il corridoio. Corremmo per tutta la sala, saltellando e urlando di gioia. In seguito scoprì che quella persona che avevo visto guarire e con cui avevo pianto era in realtà una delle segretarie, truccata in modo da sembrare storpia e cieca. Never shall forget what he's done for me. Oh, what he's done for me. La gente innalzò Jim su un piedistallo e finì per adorarlo. Molti credevano che li avesse guariti dal cancro, che avesse salvato il loro figlio o la loro figlia da un incidente stradale. C'erano parecchi motivi per cui tante persone ammiravano, amavano, scusavano Jim e perdonavano molto di ciò che egli faceva.
Jones diceva, se mi vedete come il vostro salvatore, sarò il vostro salvatore. Diceva persino, se mi vedete come il vostro Dio, sarò il vostro Dio. Un Dio paranoico e torturatore. Per i membri del Tempio del Popolo, la fede in Jim Jones si trasforma in un vero e proprio incubo. Partecipai a molte riunioni in cui la gente veniva sculacciata o picchiata. Anch'io una volta, durante una riunione pubblica, venni schiaffeggiata. Durante una riunione della commissione di pianificazione, Jim ricevette bigliettini d'amore da una di noi. Jones sedeva lì tranquillamente e così un'altra signora disse a quella donna: ma che fai? Cosa ti fa credere di avere qualcosa che lui voglia? E un'altra le disse: beh, sai una cosa? Dovresti spogliarti e mostrargli cos'hai. Non hai niente. A quel punto si voltarono verso Jones e lui guardò da sopra gli occhiali e annuì. Sì, disse, buona idea. Fu costretta a togliersi tutti i vestiti e rimase completamente nuda. Indosso non aveva neanche le scarpe, né il reggiseno, né le mutandine, nulla. Poi iniziarono a commentare il suo seno, la sua pancia, il sedere, la vagina, tutto. Qualsiasi cosa venisse loro in mente la dicevano. Lei si fece tutta rossa in viso. Persino il corpo era arrossito per l'imbarazzo. E notai che Jones la guardava attraverso gli occhiali da sole, sorridendo, come se godesse davvero nel vedere distruggere quella donna. Ricordo benissimo che stavo seduto lì e pensavo, no, questo è sbagliato. Eppure non feci nulla, non mi alzai, non dissi che era sbagliato. Ormai sentivamo di essere coinvolti, di esserci dentro così profondamente che non c'era via d'uscita. Viaggiavo sul Pullman 7, quello di Jim. Lui si sedette accanto a me. E io stavo lì e pensavo, che strano, sento puzza di alcol. Poi Jim si sporse verso di me e mi disse, lo sai cosa mi farai? Lì per lì io non capii. Poi lui mi disse che dovevo andare da lui. Sul Pullman 7, sul retro, c'era una cabina riservata a lui. Ci teneva dei libri, una scrivania e un letto. Quando tutti scesero dal Pullman durante la sosta per riposarsi, io andai nella sua stanza, mi sedetti e lo aspettai. Finalmente Jim aprì la porta e, senza dire una sola parola, si tirò giù i pantaloni e fece sesso con me. E mentre stavo lì, stesa, terrorizzata, senza sapere cosa fare, tremante, mi disse, questo è per te. Lo sto facendo per te, Debbie. Stupri, denunce, pestaggi, ma nessuno osa opporsi. Jim Jones, infatti, gode di coperture politiche. Nel 76 Jones aiuta il sindaco di San Francisco alle elezioni in cambio ottiene i fondi per acquistare il terreno dove costruire una nuova città fondata sui principi del socialismo, la sua nuova terra promessa. Ma ormai nella storia di Jim Jones la religione c'entra poco o niente. Jones disse, molti di voi cristiani che venite qui siete fissati con questa Bibbia. E aggiunse, questo libro nero ha tenuto sottomessa la gente di colore negli ultimi 200 anni. Ma io vi mostrerò che questo libro non ha alcun potere. Così si piegò all'indietro come un giocatore di football e lo lanciò. E quando lo scaraventò, sull'uditorio calò un silenzio di tomba. Aspettò che il libro toccasse terra. E appena si udì il tonfo, si alzò, si guardò intorno e disse, allora, avete forse visto una setta arrivare dal cielo per fulminarmi? Aiutate voi stessi o non avrete alcun aiuto. C'è un'unica speranza di gloria ed è dentro di voi. Nessuno arriverà dal cielo, non c'è nessun paradiso lassù. Dovremo crearlo qua giù. Jim Jones presentava il Tempio del Popolo come un movimento progressista minacciato. Diceva che c'erano forze esterne nemiche che ci osteggiavano e che dietro c'era il governo.
A sentir lui, il governo stava infiltrando agenti, faceva intercettazioni e voleva assassinare alcune persone. Jim aveva sempre la paranoia che qualcuno si sarebbe infiltrato tra noi e l'avrebbe ucciso. Due di noi erano sempre pronti a sacrificare la vita per proteggerlo dalle pallottole dei servizi segreti. Negli anni 70 Jim iniziò a cambiare molto. Assumeva farmaci. Se non ricordo male, diceva che erano per i reni. E stava diventando sempre più paranoico. Incredibilmente paranoico. C'erano sempre minacce, sempre minacce. Loro ci spiavano. E se non avessimo vigilato costantemente, avrebbero cercato di distruggerci. Nel Tempio di San Francisco ci fu un incendio. L'edificio venne distrutto dal fuoco e dovemmo ricostruirlo. L'incendio era la dimostrazione che volevano annientarci. Ci odiavano a tal punto che, pur di fermarci, erano pronti a tutto. Ecco perché dovevamo essere ancora più forti. Jim Jones si sente un leader politico assediato e in pericolo di vita. Proprio come Stalin o Pol Pot, di cui si dichiara ammiratore. Vede spie e traditori dappertutto, anche all'interno del suo stesso movimento. La stampa intanto però comincia a indagare su di lui e sul Tempio del Popolo. L'assoluta teatralità, l'atmosfera di controllo che pareva circondare questo Jim Jones, lo rendeva così insolito, così diverso dalla norma, che mi incuriosì moltissimo. Il mio problema più grande fu convincere qualcuno a parlarmi della sua chiesa. Divenni amica di alcuni dei numerosi disertori. Una di loro mi anticipò che intendeva parlare pubblicamente di Jones. Perciò le dissi: beh, se parlerai pubblicamente, io sarò accanto a te. Non lascerò che tu lo faccia da sola. Avevo dei brutti lividi e l'indomani al lavoro una delle mie impiegate, quando mi sedetti, li notò. Crollai e le raccontai tutto. Non sapeva neanche che io appartenessi al Tempio del Popolo. Chiamò il direttore della stazione radio e mi convinsero ad andarmene. Non potei dire addio né a mio figlio né a mio marito. A quel punto era come la Gestapo, i familiari si denunciavano a vicenda. Se avessi detto addio, uno di loro mi avrebbe denunciato. È un po' come quando ti sposi. All'inizio hai una visione idilliaca, sei innamorata. Poi la luna di miele finisce e subentra la realtà. Ma i più, quando le cose si fanno difficili, ci mettono un po' a tagliare la corda. Alcuni ex membri del Tempio del Popolo, che avevano saputo che ero interessato a scrivere un articolo per la rivista New West, approfittarono dell'occasione. Mi chiamarono dicendo: lei non sa nulla della Chiesa, aspetti che le dica cosa ho passato. Prima che l'articolo apparisse, Jim convinse la direttrice della rivista a leggerglielo in anticipo. Lui stava al telefono e io dattilografavo, mentre qualcun altro ascoltava da un altro apparecchio. Jim capiva che non c'era modo di convincerla della falsità di quanto veniva sostenuto in quell'articolo. E mentre lei continuava a leggerglielo, lui guardava noi cinque che eravamo nella stanza e si capiva che era sempre più teso, aveva la bocca sempre più secca. Si rese conto che quell'articolo sarebbe stato estremamente sfavorevole. Arrivato a metà della lettura, ci disse: partiremo stasera. E quell'articolo infatti racconta tutto. Gli stupri, i pestaggi, le torture psicologiche sui membri della comunità. In retroscena dell'incubo. Jim Jones non ha scelta. Per sfuggire alle indagini deve lasciare gli Stati Uniti e per realizzare la sua utopia decide che è arrivato il momento di trasferirsi a Johnstown. Con lui partono quelle centinaia di adepti che nonostante tutto gli sono rimasti fedeli. Non mi sono mai sentito così pienamente felice o appagato in tutta la vita. Non so da dove iniziare per descriverlo. Potrei parlarne per ore, ma nessuna parola potrebbe descrivere la pace e la bellezza che ci sono qui. È una cosa indescrivibile.
Fu un periodo davvero emozionante. Era tutto nuovo, insolito, divertente. Ci divertimmo molto a costruire Johnstown. Mi piaceva il fatto che producevamo quello che mangiavamo e che facevamo tutti quei lavori. Cosa pensi dei tuoi amici rimasti negli Stati Uniti? Pensi che dovrebbero venire qui? Vuoi condividere con loro questo mattino? Avanti! Sì, mi piacerebbe condividerlo con loro. Vorresti farlo? Ma non mi ascolteranno. Ah, no, eh? Anche se non avevi nulla, possedevi Johnstown. Eri parte di Johnstown. Anche se eri un afroamericano, possedevi Johnstown. Jones diede loro l'opportunità di prendere davvero parte alla creazione di un'utopia. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Insomma, Johnstown sembra davvero essere il paradiso in terra, ma dietro la facciata rimane la follia di Jim Jones. Più che una comunità, infatti, Johnstown sembra un lager in cui Jones ha ricreato uno stato totalitario in miniatura. Si fa chiamare compagno leader e obbliga i membri del tempio a salutare con il pugno chiuso. Jim Jones, insomma, è il padre padrone di una comunità che si regge sul terrore. A Johnstown c'era un sistema di altoparlanti da cui poteva parlare solo Jim. Era in funzione 24 ore al giorno. Lui registrava dei discorsi in modo che persino nel cuore della notte e per tutta la notte la sua voce ti parlava. Gli Stati Uniti chiedono l'allontanamento di tutti i neri e gli indiani e così l'Inghilterra. Vogliono liberarsi della loro popolazione di immigranti neri e indiani entro 6 mesi. A Johnstown c'era questa sensazione imperante di essere sotto attacco. Jones continuava a ripetere che le cose in America stavano peggiorando e che non potevano tornare a casa. Anzi, sosteneva che quelle forze stavano arrivando nella Guyana per distruggerli. Non si può sapere che tipo di complotto ci sia oggi negli Stati Uniti. Forse è economico. Chi lo sa? Io non sono in grado di dirlo, ma so che è reale. È ovvio che Martin Luther King è stato assassinato per un complotto, e così Malcolm X e Bob Kennedy. Nel corso dell'estate del 78, tutti notammo che Jim sembrava sempre più malato. Le sue invettive dall'altoparlante diventavano sempre più furiose, sempre più farneticanti. Jones era arrivato a un punto tale che persino la sua voce era sempre più biascicante. Lui diceva che era perché l'infermiera gli dava le medicine sbagliate. Fatto è che peggiorava di giorno in giorno. A un certo punto la sua voce risuonava dall'altoparlante ogni notte. Stasera sto mandando fuori qualcuno, qualcuno che conoscete e di cui vi fidate, che si comporterà come se volesse andarsene. Ma questa è una prova di lealtà. Voi dovrete denunciarlo. Un padre avrebbe denunciato il figlio, un marito avrebbe denunciato la moglie, un bambino avrebbe denunciato i genitori. Non c'era la libertà di confidarci, perché tutto era sospetto. La cosa più proibita da esprimere era il desiderio di partire. Jim Jones ha portato il suo gruppo laggiù perché aveva paura di rispondere a parecchie domande qui negli Stati Uniti. Non credo che si sentirebbe tranquillo se quelle persone parlassero con i loro parenti. Credo che l'unico modo per far sopravvivere e rafforzare ciò che ha creato sia isolare tutti i suoi seguaci da questo paese e dalle loro famiglie. I parenti preoccupati erano degli ex adepti che volevano che i loro familiari, ancora nella chiesa, sapessero che potevano andarsene. Volevano che sentissero che esisteva un mondo esterno e che Jones sbagliava a dire che non avrebbero mai potuto abbandonare la chiesa.
I parenti preoccupati suggerirono alla Commissione federale per le comunicazioni di indagare sul Tempio del Popolo. Organizzarono campagne scrivendo lettere ai politici locali e ai membri del Congresso. Furono molto efficienti nel richiamare l'interesse del governo e dei media sul Tempio del Popolo. Jones parlava di integrazione, parlava di aiutare la gente, parlava di migliorare questo e quello. E che ne è adesso? Qual è ora la sua impressione? La mia impressione oggi è che per Jones siano solo dei pretesti. Credo che sia impazzito. Un folle che decide sulla vita e la morte di cittadini americani. A questo punto il governo degli Stati Uniti non può più fare finta di niente. Su richiesta di alcuni ex adepti della setta, a Washington viene istituita una commissione federale. A guidarla è il senatore Leo Ryan. L'onorevole Ryan era un'eccezione tra i politici dell'epoca. Aveva un approccio molto concreto ai problemi e non si fermava davanti a nulla. Quando faceva parte dell'assemblea del suo stato, trascorse una settimana come detenuto nella prigione di Folsom per capire i problemi carcerari in vista di una riforma penitenziaria. Ryan iniziò a interessarsi al Tempio del Popolo perché alcuni residenti della contea di San Matteo ne erano entrati a far parte e i loro familiari lo avevano contattato preoccupati di sapere dove fossero finiti e se fossero trattenuti contro la loro volontà o meno. Tra l'altro correva voce che si trovassero in un campo paramilitare. Ce n'era abbastanza perché Ryan dicesse: voglio andare a fondo in questa storia. Ci furono grossi preparativi per la visita dell'onorevole Ryan. Ci vennero prospettate diverse possibilità. Per esempio, che Jones non l'avrebbe lasciato entrare, oppure che l'avrebbe lasciato entrare e poi, una volta dentro, avremmo ucciso l'intera delegazione. Quel viaggio mi atterriva. Avevo una copia del testamento dell'onorevole Ryan e la misi in un cassetto della mia scrivania. Per ogni evenienza. Atterrammo nel pomeriggio intorno alle 18. Vedemmo questo bel cartello. Benvenuti a Johnstown. Quando ci avvicinammo a Johnstown, ci sembrò spartana, ma di grande effetto. Come non restare colpiti dal fatto che erano riusciti a creare una comunità nella giungla della Guyana? C'erano campi coltivati, c'erano capanne, una piccola clinica medica, un piccolo asilo nido. Ryan arrivò venerdì sera. Organizzammo un ricevimento per lui. Nelle canzoni che cantammo quella notte la gente diceva: ecco chi siamo e cosa ci proponiamo. Era una comunità piena di vita. Non avrei mai immaginato che 24 ore dopo quelle persone sarebbero morte. Fino a quel momento era andato tutto bene. Erano tutti elettrizzati, che Ryan fosse entusiasta. Ce l'ho già persino. Credo che tutti voi sappiate che sono qui per saperne di più su alcuni dubbi sollevati sulla vostra missione. Ma posso dirvi, dalle poche conversazioni avute con alcuni di voi, che quali che siano le critiche, qui ci sono persone convinte che questo sia quanto di meglio abbiano avuto nella vita. L'applauso che fecero a Ryan fu spontaneo, fragoroso e sentito. Dentro di me pensai:
È un'opportunità per poter esprimere quanto credo in ciò che stiamo facendo qui. Il reporter accanto a me disse: non mi ero mai sentito così prima d'ora, perché c'era davvero un'atmosfera unica. Nel complesso ero molto soddisfatto. Fino a quel momento tutto era andato per il meglio. Tutto sembra andare per il meglio. La commissione guidata da Ryan è soddisfatta. A Johnstown non sembra esserci alcuna violazione dei diritti di cittadini americani. Ma per qualcuno non è così. E Ryan rappresenta l'unica possibilità di scappare da quell'inferno e tornare a casa. E sabato 18 novembre del 1978. Quando Ryan arrivò, tentai di fargli avere un biglietto con su scritto «Aiutateci ad andarcene da Johnstown». Quando uno dei reporter andò verso il padiglione, gli passai di nascosto il biglietto, ma cadde in terra. Così lo raccolsi e glielo diedi di nuovo dicendo: «Le è accaduto qualcosa?» Ma un bambino di nemmeno 10 anni iniziò a gridare: «Gli ha passato un biglietto!» Un reporter della NBC, Don Harris, venne da me e da Ryan e ci consegnò questi 2 biglietti di persone che volevano andarsene. Fu a quel punto che capimmo che c'era qualcosa che non andava. Il mattino seguente fui il primo ad alzarmi. Era una bella giornata di sole. Eppure era un giorno cupo. Non c'era una bella atmosfera. Eravamo lì per intervistare alcuni familiari e chiedere loro perché non potevano partire. È felice qui? Ah, devo dire di sì. Non sono mai stata più felice in vita mia. Vuole restare? Certo. Assolutamente sì. Alcuni ci hanno detto che se volessero non potrebbero partire. Lei pensa invece che potrebbe partire? Sì, se davvero volessi sarei libera di andare. Se davvero volessi, sì. Le credo. Sono qui da pochi giorni e non ho alcun motivo di lamentarmi. È davvero bello qui. Io ripartirò tra un paio di settimane. Potrebbero venire con me, ma dicono che non vogliono. Scoppiò un temporale, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. D'improvviso il cielo diventò nero, si alzò il vento e cadde una pioggia torrenziale. Non so perché mi venne da pensare che a Johnstown fosse arrivato il diavolo. Erano circa le 11:30 di mattina. Edith andò da Jackie e disse: «Mi tengono prigioniera, io voglio andare a casa». Entrambi state dicendo che volete lasciare Johnstown oggi stesso, 18 novembre 1978? Sì. Cambiò subito l'atmosfera. Quel reporter disse: «Eccola la nostra storia, sta succedendo ora, di fronte a noi». La troupe della NBC e gli uomini di Ryan si accorgono di aver smascherato Jim Jones. Decine di persone chiedono di tornare a casa e Jones non sembra avere più alcun potere su di loro. Ma l'incubo è appena cominciato. La notte scorsa qualcuno mi ha passato questo biglietto. È proprio il tizio di cui parlavo. Si tratta dell'uomo che vuole lasciare qui suo figlio. Però la preoccupa che per qualche motivo quest'uomo, una delle persone del suo gruppo, possa... Le persone scherzano, amico. Mentono. Che posso fare con un bugiardo? Ora però andatevene, vi prego, per favore, andatevene. Noi non impediremo niente a nessuno, chiunque voglia andarsene da qui può farlo. Non ci sono problemi, qui tutti vanno e vengono di continuo. Non so a che gioco giochino. A certa gente piace farsi pubblicità. A me no, però ad alcuni la pubblicità piace. Ma se si sta così dannatamente male, perché lascia il figlio qui? Sapete dirmi un motivo valido? Quando si diffuse la notizia che qualcuno stava partendo, si scatenò un putiferio. Riportate qui quei ragazzini! Riportateli indietro! Non toccate i miei figli!
Anche altre persone vollero partire. Jim Jones iniziò a implorarle dicendo: «Non potete partire, siete il mio popolo, perché volete partire?» Per tutti fu un'altalena di emozioni. «Non toccate i miei figli! Vogliono portare via i miei figli! No!» Jones era nel padiglione. A un certo punto disse: «Beh, ovviamente se volete potete andare», ma era chiaro che il vero messaggio non era quello, ma «mi state tradendo». Andai a parlare con Ryan nel padiglione. Gli dissi: «Lei è in grave pericolo, deve andarsene». Egli mi rispose: «Non avete nulla di cui preoccuparvi, avete lo scudo protettivo del Congresso attorno a voi». Lo guardai come se fosse completamente pazzo. Ryan era esattamente di fronte a me. Vidi un adepto del Tempio avvicinarsi a lui da dietro. Piangeva e tremava. D'un tratto tirò fuori un coltello e disse: «Basta, figlio di puttana, muori!» Gli saltammo addosso e tutti cominciarono a urlare. Udimmo un forte trambusto provenire dal padiglione e poco dopo vedemmo Ryan uscire con la camicia insanguinata. Noi giornalisti consideravamo Ryan una protezione, uno scudo degli Stati Uniti. Ma ciò che accadde lì in quei pochi attimi ci dimostrò che nessuno era al sicuro. La situazione precipita, Ryan è stato accoltellato ma è salvo. Ma a quel punto i suoi uomini e la troupe della NBC capiscono che non si può più aspettare. È una corsa contro il tempo. Tornammo alla pista d'atterraggio di Port Kaituma. All'improvviso, in lontananza, vedemmo un camion con il cassone ribaltabile che veniva verso la pista. Capimmo che Jim Jones aveva mandato i suoi fidi luogotenenti a riprendere quelle persone. Tre tizi scesero dal camion e perlustrarono l'area come se stessero cercando qualcuno. Guardarono in faccia ogni persona. Ci fissarono qualche secondo, ma non dissero una parola, non chiesero nulla. Subito dopo risalirono sul camion. Percorsero tutta la pista d'atterraggio e si fermarono da questo lato dell'aereo, separandoci dalla giungla. Non sapevamo che nascosti nel cassone del camion c'erano degli uomini. Appena si fermò, cominciarono a sparare. Corremmo tutti verso questo lato dell'aereo e cercammo di nasconderci dietro il carrello. L'onorevole Ryan corse sotto l'aereo. Io feci lo stesso e mi nascosi dietro uno dei carrelli. Nell'aria echeggiavano fucilate. In quel momento io ero steso sulla piazzola. Poco dopo sentì il mio collega, il cameraman, urlare: «Accidenti! L'avevano colpito». Cercò di rialzarsi. C'erano persone che si trascinavano, gridavano e si lamentavano mentre venivano colpite. Io venni colpito al braccio e al polso. Udii una tremenda esplosione proprio vicino alla testa. Sentii un dolore lancinante al braccio e alla spalla. Ero tutto un tremito, però non mi mossi. Sopportai il dolore e rimasi immobile. Rimasi distesa sul fianco, facendo finta di essere morta, con la testa giù. E loro arrivarono e mi spararono a bruciapelo, a distanza ravvicinata. Poi qualcuno venne a dirmi che l'onorevole Ryan era morto. In quel momento io stessa non sapevo quanto tempo ancora mi restava da vivere. Gli spari cessarono. Si sentiva solo il rumore dei motori dell'aereo. Nient'altro.
Jones ha passato il punto di non ritorno, ormai non può più tornare indietro. Raduna i membri del Tempio in assemblea per discutere il da farsi, ma in realtà è solo l'ultima macabra messa in scena. In realtà la decisione è già presa e poco importa che non tutti la condividano. Ci recammo al padiglione insieme a tutti gli altri. C'era un grande silenzio, un'atmosfera cupa e triste, ma non era una marcia di morte. L'onorevole Ryan è morto. Se pensate che ci permetteranno di andare avanti, siete dei pazzi. Tortureranno i nostri bambini, tortureranno la nostra gente, i nostri anziani. Non possiamo permetterlo. Jones disse: dobbiamo partire, dobbiamo andarcene da qui. Dobbiamo andare a dormire, trovare insieme una soluzione. Se non possiamo vivere in pace, allora moriremo in pace. Maria bisbigliò a Jim qualcosa all'orecchio. Lui la guardò e disse: si può rendere il sapore meno amaro? E lei rispose: no, temo di no. E lui: è rapido? E lei: sì, dovrebbe essere. Chiunque la pensi diversamente è pregato di parlare. Se distruggiamo noi stessi, saremo sconfitti. Lasceremo che loro e i nemici ci sconfiggano. Christine si alzò e disse: non voglio morire qui. Perché dovremmo buttare via tutto questo? Abbiamo lavorato sodo. Tutti i nostri bambini meritano di vivere. Sono d'accordo, ma ciò che meritano ancora di più è la pace. Tutti noi siamo venuti qui per la pace. È troppo tardi per la Russia. Stava ricordando a Jim Jones le promesse che aveva fatto a quella gente. Come alternativa a Jonestown, Jim aveva promesso che sarebbero potuti andare in Unione Sovietica. Ti ascolto. Mi hai chiesto della Russia. Telefonerò subito in Russia. Cos'altro suggerisci? Alla fine, la retorica prevalse a tal punto che lei fu messa a tacere. Christine, la tua vita è stata prolungata fino a oggi. Se sei qui, lo devi a lui. Fu allora che notai che c'erano guardie armate schierate tutti intorno al padiglione. Pensai: da dove vengono tutti questi fucili? Guardie armate circondano i membri del Tempio del Popolo. Nessuno può lasciare il campo. La mattanza ha inizio. Jim scese dal podio e disse: dobbiamo farlo, dobbiamo andare. Se non ce ne andiamo in questo modo, ce ne andremo in un altro. Poi vennero a strappare i neonati dalle braccia delle madri. Madre, 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 ti prego. Madre, ti prego, ti prego, ti prego. Non fare così, non fare così. Sacrifica la tua vita con tuo figlio, ma non fare così. C'era un ragazzino di nome Thurman. Quando entrò mi sbatté contro. Nell'istante in cui cadde a terra iniziò ad avere le convulsioni. Presto, presto, figli miei, presto! Forza, non cadiamo nelle mani del nemico. Presto, figli miei. Sbrigatevi. Tirai su il ragazzino per le spalle. Mentre lo portavo fuori dal padiglione, mi morì tra le braccia. Sentì la vita uscire da lui. E a quel punto capii che fino a quel momento ero stato cieco. Moriamo con rispetto, moriamo con un po' di dignità. La morte non è nulla, è solo entrare in un'altra dimensione. No, non fate così. Non ho mai usato il termine suicidio, né lo userò mai. La verità è che Jones ci stava uccidendo. Quando mi avvicinai al retro del padiglione, vidi una donna, Rosie, a terra, che piangeva con il figlio morto in braccio. C'erano altre 8 o 9 persone morte o che stavano morendo. Io volevo solo che tutto si fermasse un momento. Per favore, lasciatemi riprendere fiato, lasciatemi capire cosa sta succedendo. Guardai alla mia destra e vidi mia moglie con nostro figlio in braccio che avevano appena bevuto il veleno.
Mio figlio era morto e aveva la schiuma alla bocca, perché il cianuro fa uscire la schiuma dalla bocca. Mia moglie mi morì tra le braccia, mentre stringeva il nostro bambino morto. Le dissi, ti amo. È tutto ciò che riuscii a dire. Mi è morta tra le braccia. Rinunciamo alla vita. Siamo stanchi. Noi non ci siamo suicidati. Abbiamo compiuto un atto rivoluzionario per protestare contro un mondo disumano. Un atto rivoluzionario. Sono queste le ultime parole di Jim Jones per descrivere la carneficina di Jonestown, prima di togliersi lui stesso la vita. E dunque tutto vorrebbe far pensare a un suicidio, una sorta di suicidio collettivo ma volontario dei membri del Tempio del Popolo. In realtà però le ultime lettere scritte dalle vittime poco prima di morire e le dichiarazioni dei pochi sopravvissuti raccontano una storia diversa. A chiunque trovi questo biglietto, raccogliete tutte le registrazioni, tutti gli scritti, tutta la storia. La vicenda di questo movimento e questo gesto devono essere esaminati a fondo. Noi non volevamo un finale di questo genere. Volevamo vivere, risplendere, portare luce a un mondo che desidera ardentemente un po' d'amore. Non avevo mai creduto nel paradiso, ma quando ero nella Guyana e vedevo sorgere il sole, credevo ci fosse un paradiso in terra. Adesso non ci credo più. C'è silenzio mentre lasciamo questo mondo. Il cielo è grigio. La gente sfila lentamente accanto a noi e prende la bevanda amarognola. Molti altri devono berla. Sono davvero triste che non abbia funzionato. Sembrava tutto così bello. E dirò questo di quel 18 novembre. Sentii di aver perso una famiglia e sapevo di aver perso i miei figli. Un gattino minuscolo siede accanto a me e osserva. Un cane abbaia. Gli uccelli si radunano sui fili del telefono. Fate che tutte le storie di questo Tempio del Popolo vengano raccontate. Non avevo mai sognato Jonestown finché non feci questo sogno. Mi vedevo camminare a Jonestown. Guardavo alla mia sinistra e vedevo mio figlio. In piedi, dentro una sacca di tela, e proprio mentre allungavo la mano per toccargli la testa, lui tirava su la sacca, così. Poi la sacca cadeva e lui era sparito. Se nessuno capisce, non importa. Ora sono pronta a morire. L'oscurità cala su Jonestown nel suo ultimo giorno sulla terra.